l'approvazione di questa riforma. Oggi siamo qui a migliaia per esigere il rispetto di questa promessa. Diritto di famiglia! Siamo fermi all'Ottocento! Napoleone Bonaparte rincuorò l'esercito, passò le Alpi, vinse a Montenotte, firmò il trattato di Campo Formio, ristabilì l'ordine in Francia, si incoronò con le sue mani imperatore e promulgò nel 1804 il codice di leggi da lui chiamato Codice Napoleonico, che portò anche in Italia. Egli fu, scrisse il Manzoni dell'imperatore defunto. Ma il codice napoleonico, vecchio di oltre 100 anni, resta alla base di tutte le leggi che regolano la famiglia italiana alla vigilia del 2000. Le uniche modifiche le ha fatte, in peggio, il fascismo, che ha inventato tra l'altro anche le punizioni contro gli attentati alla razza. Il nostro codice si regge su due principi ferrei. La famiglia serve a trasmettere il patrimonio e c'è un capo che comanda e una suddita che ubbidisce. Dal 1865, quando l'Italia unita accettò lo spirito del codice napoleonico, tante cose sono cambiate. Ma le vecchie leggi ottocentesche sulla famiglia, tenute in naftalina, regolano ancora una famiglia cambiata profondamente, nella coscienza e nei fatti. Quanto siano lontane queste leggi dalla realtà lo dimostra il fatto che la gente nemmeno le conosce. Senta, lei a sua moglie glielo dà lo stillatico? Io do. Lo stillatico? Che? È sposato? E glielo dà lo stillatico a sua moglie? Che cosa? Lo stillatico. E cos'è sto stillatico? Secondo le leggi vigenti, se sua moglie l'ha portato una dote, lei gli deve dare gli spiccioli, cioè i soldi per gli spilli, per i nastri, i bottoni, glieli dà? E io gli do, ma la dote, che dote mi ha portato? Noi siamo di quelli che abbiamo sposato 50 anni fa. No, ci sono uno stipendio e basta. Ah, gli dà tutto allora? Ci sono uno stipendio, tutto quello che passa per tutto. Ma come, gli dà uno stipendio a sua moglie lei? Un stipendio per la moglie o il suo? No, per mangiare, tutto qua. Quindi rientra anche lo stillatico? E quanto che ce l'abbiamo, li doperiamo insieme. I soldi? I soldi, quelli che ci stanno, e poi? Signora, scusi, sa che suo marito potrebbe nominare un curatore del ventre? Che cos'è? Non capisco. Lo stupore, lo smarrimento davanti a una frase così oscura e di sapore medievale è più che giustificato. Pare incredibile, infatti, che secondo il codice, se un marito vuole, può incaricare un altro uomo di tutelare l'essere che la moglie porta in sé, nel caso egli muoia prima che la moglie abbia partorito. Eppure, fra le grandi idee rivoluzionarie che spingevano l'Italia partigiana a combattere la violenza fascista e nazista, c'era anche quella di creare una nuova famiglia. Alla Costituente furono stabiliti due importanti principi. L'articolo 29 afferma: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. L'articolo 30 aggiunge: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. La Costituzione è entrata in vigore nel 1948, ma per lunghi anni, per l'opposizione della Democrazia Cristiana, gli articoli 29 e 30 sono rimasti lettera morta. La prima proposta organica sul diritto di famiglia viene presentata nel 1967 dal Partito Comunista e a questa fanno seguito, nella legislatura che si apre nel 1968, le proposte della Democrazia Cristiana, del Partito Repubblicano e del Partito Socialista. Nel 1971 la Camera dei Deputati, dopo un'approfondita discussione, approva un nuovo diritto di famiglia.
Tuttavia il testo non è ancora definitivo, perché il Senato non l'ha ancora approvato. Né tuo, né mio, nostro! Ciao, 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 che abitata ad aspettare! Tutto ciò che le si dice che è suo e di cui deve avere cura, si vede che in realtà non è suo. Non le appartiene. La legge attuale dà per scontato che ogni oggetto in casa è del marito. Diversamente, la legge che si sta discutendo considera che ciò che i coniugi hanno messo insieme durante la vita matrimoniale è di tutte e due, e che la casalinga di cui si dice che non lavora ha diritti su ciò che è stato prodotto e conservato proprio per via del suo lavoro di tutti i giorni nella tua stanza. Signora, lei lavora in casa? Sì, faccio la casalinga. Allora non lavora? Come non lavoro? La mattina uno salta, prepara i ragazzini, la colazione, la sta a scuola, poi stiro, faccio la spesa, cucino, lucido i mobili, metto la cera per terra, sbatto i tappeti. Ma lo sa che i mobili che lucida non sono suoi in caso di separazione? Come non sono miei? È la legge. Quale legge? La legge sul diritto di famiglia. Ma l'ho comprata insieme a mio marito con tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Eppure è così. Ma io mi sono sacrificata, non ho preso vestiti, non sono andata al parrucchiere per comprare i mobili. Signora, scusi, perché non c'è il tuo nome nell'insegna? Non si usa. Ma lei non lavora qua? Io sì, lavoro qui. Quante ore lavora? 11, 12, secondo, 15. Ma non ha pensato avere dei diritti sul bar? Cosa vuoi che gli dico? Sono con mio marito, non mi manca nulla. Basta, no? Ma lo sa però che in caso di separazione tutto quello che ha acquistato suo marito durante il matrimonio va a suo marito, a lei non gli rimane niente. No, beh, bisogna vedere, no? Questo. Si va da un avvocato, io ho lavorato sempre, ho i miei diritti. Ma secondo la legge vigente no. Da tutto a suo marito la legge vigente. No, non credo. Ho i testimoni, i parenti che vengono a mio favore. Non c'è differenza nelle piccole aziende a conduzione familiare, in campagna o in città, fra il lavoro del marito e quello della moglie. Anche i rischi e le responsabilità sono comuni. A volte succede che l'uomo sia costretto a emigrare per trovare un'altra fonte di guadagno e che la donna resti sola ad arrangiarsi e a mandare avanti la baracca. Ma nemmeno in questo caso la legge vuole vederla protagonista delle scelte economiche della famiglia e comproprietaria. L'unica strada che resta è quella di fare appello all'astuzia e all'arte di arrangiarsi. Io lavoravo in Germania e dovevamo fare la casa, però il terreno era intestato a me. Per fare gli incartamenti dovevo essere sempre presente io. Ho dovuto venire 2 o 3 volte con il treno alla Germania perché io dovevo essere sempre presente. È vero, Nive? Per un anno mi sono impazzita e la casa non si poteva costruire. Finalmente abbiamo pensato di intestare tutto a tutta mia moglie. E ho dovuto spendere anche di soldi molti, ho dovuto dare al notaio. Finalmente la casa, eccola là. Ed ecco, con una decisione che potrebbe sembrare democratica, si crea un altro tipo di disparità. A svantaggio dell'uomo questa volta, che è escluso dalla proprietà. La riforma invece prevede che i beni delle aziende a conduzione familiare siano di tutti i membri della famiglia che vi lavorano. Così anche le donne vedranno riconosciuto il loro lavoro nei campi e nella casa. I figli comunque nati vanno riconosciuti, vanno tutelati. I figli comunque nati vanno riconosciuti, vanno tutelati. Giovanna è nata 2 anni fa e io ero appena divorziata da mio marito. E siccome per legge fino a 9 mesi dopo la sentenza di divorzio i bambini vengono registrati col nome dell'ex marito, pur non essendo figli a quest'ultimo, la cosa è veramente assurda. Non si capisce assolutamente perché fino a 9 mesi dopo una sentenza di divorzio questo bambino dovrebbe appartenere a un uomo con cui già si è separata da 5 anni. Comunque la bambina fu registrata col cognome non del padre reale, ma del mio ex marito.
il quale ha iniziato immediatamente un procedimento di disconoscimento di paternità. E questa bambina viene dichiarata figlia di NN, perché il procedimento risulta così. I giudici dichiarano che questa bambina non è più figlia del mio ex marito, e però, siccome è figlia adulterina, perde anche la maternità. Sul certificato di stato di famiglia improvvisamente io smetterò di avere figli, con tutte le conseguenze possibili e immaginabili. Cioè, innanzitutto la bambina adesso cambierà cognome, quindi tra poco per esempio la devo iscrivere a scuola, e assolutamente non ho documenti, non ho vaccinazioni denunciate. Seconda cosa, non avendo più io una figlia, questa bambina, dopo che io ne faccio la richiesta a un giudice tutelare, me la danno in affidamento. Però io naturalmente non ho neanche la patria potestà di questa bambina, cioè io ogni anno devo andare dal giudice tutelare a chiedere il permesso, per esempio, di riaverla ancora un altro anno presso di me, e per qualsiasi decisione è sempre il giudice tutelare che si riserva. Io posso mettermi anche in una situazione tale per cui questa bambina da un momento all'altro può essere data in adozione a qualcun altro, perché per esempio al giudice tutelare non sembra la mia situazione familiare abbastanza moralmente sana, oppure che io non educo abbastanza bene la bambina, per cui può decidere di levarla. Io non ho i mezzi reali per poter dire questa è mia figlia, quindi la figlia me la tengo, oppure la deeduco così. E così anche per la cassa delle malattie. Per 2 anni ho lottato con la pubblica istruzione per averla a carico mio, perché risultando ancora attualmente un padre, dovrebbe mantenerla lui, il padre non la mantiene. Dopo 2 anni di lotta sono riuscita a ottenerla a carico mio, e non è stato. E adesso fra 3 mesi, 2 mesi, 1 mese, risulterà che io non ho più figli, perderò immediatamente la possibilità anche di assistenza medica. Come Giovanna, ci sono in Italia migliaia di bambini, considerati meno uguali degli altri per il loro stato civile. In nessun caso oggi i genitori possono riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio. Se ci provano, possono anche finire in galera. Con la nuova legge si potranno eliminare le differenze fra bambini e bambine. Ognuno potrà dare il suo nome e gli stessi diritti ai propri figli, sia che siano nati dentro o fuori la famiglia. Fino a pochi anni fa, i carabinieri potevano indagare nei letti, scoprire i flagranti adulteri e arrestare chi si amava contro la legge. Soltanto dal 1967 la Corte Costituzionale ha deciso che per adulterio non si può andare in carcere. Tuttavia, l'adulterio resta nel codice civile un'arma pericolosa per perseguitare l'altro coniuge. Ne mancano nello schieramento democristiano i nostalgici delle manette. Il nuovo codice rifiuta di trascinare in tribunale la questione di chi sia il colpevole, anche perché l'accusa serve a volte solo per vendicarsi e sottrarsi ad obblighi economici. È per questo, per fornire le prove del delitto da usare nelle cause civili, che fiorisce oggi l'industria dei guardoni a pagamento. Gli investigatori privati che usano la loro abilità e armamentari tecnici moderni per cogliere le effusioni degli amanti e, con un linguaggio adatto a una rapina in banca, stilano verbali che finiscono sui tavoli di avvocati e giudici. Ricordo che è venuto un signore più o meno sui 58 anni minima da me, perché voleva che sentiva la moglie che non era più lei, insomma, cioè non era più come si comportava quando si erano già sposati. Però questo signore era già sposato secondo i nozze. E lei è molto giovane, 28. Ho controllato questa persona qui a Roma, ma non si riusciva a sapere niente, perché non si vedeva con nessuno. A Roma non aveva nessuno. Poi dopodiché ho saputo dal marito stesso che questa qua ogni mese, appena che prendeva lui il stipendio, perché era una persona che prendeva un buon stipendio, andava tutti i mesi a Firenze per incontrarsi, cioè almeno si supponeva che si incontrava con qualche dono.
Così ho cominciato a fare l'indagine su Firenze. A Firenze, appena che sono arrivato, sono stato pure fortunato, perché come è scesa del treno si è abbracciato il ragazzo. Dalla stazione si sono recata in un albergo. Ho sentito che hanno prenotato la camera per 4 giorni. Sono andato a chiedere informazione all'albergatore e mi ha confermato la verità, quello che io ho già sentito. Cominciai a studiare un sistema per vedere come potevo fare per scattarci le fotografie a tutti e due, cioè per trovare la prova dell'adulterio. La prova dell'adulterio l'ho trovata comprandomi l'albergatore, facendomi dare una chiave per poter aprire la porta quando loro non c'erano in camera. Comunque durante la giornata, al pomeriggio della stessa giornata, loro sono usciti. Sono usciti e io ho avuto il tempo di entrare dentro questa camera, mi sono nascosto sotto il letto e ho aspettato l'entrata, sono stato quasi un'ora sotto il letto prima. Dopo un'ora sono venuti e io ho cominciato a scattare le fotografie allo specchio. Lo specchio era vicino al letto. E chi ha trovato? E le prove allora le ha portate al marito? L'ho portata al marito. Il marito un altro poco sveniva per terra. Ma basta molto meno di un adulterio a far dichiarare colpevole un uomo o una donna. Sentenza della Corte d'Appello di Firenze. Va pronunziata separazione per colpa della moglie che rifiuti di accudire le faccende domestiche, come per esempio lavare i piatti. Sentenza del Tribunale di Perugia. Va pronunziata separazione per colpa della moglie che si intrattenga in un locale distante dalla casa di abitazione con un amico di famiglia, senza renderne preventivamente edotto il marito che, se preavvertito, non avrebbe dato il suo consenso. Sentenza della Corte di Cassazione. Va pronunziata separazione per colpa della moglie che persiste nel frequentare i propri genitori non legalmente coniugati. Sentenza della Corte d'Appello di Milano. Va pronunziata separazione per colpa della moglie nel caso in cui essa voglia lavorare contro il volere del marito e pur non esistendo motivi economici che giustifichino la sua attività. I ragazzi fra i 12 e i 21 anni dovrebbero munirsi di una tavola pitagorica per sapere quello che possono e quello che non possono fare. Permessi e divieti sono legati a dei numeri, una ridda di numeri in contraddizione l'uno con l'altro. A 15 anni si è giudicati abbastanza robusti per lavorare, a 18 abbastanza responsabili per essere mandati in galera se si sbaglia, ma solo a 21 anni così responsabili da poter votare. Assai prima però si viene considerati maturi per mettere su una famiglia. Una ragazza può sposare a 14 anni e con una speciale dispensa a 12. Un ragazzo a 16 anni e con uguale sentenza a 14 anni. La maturazione fisica è considerata sufficiente per una scelta così impegnativa come il matrimonio e l'educazione dei figli. In difesa di una maggiore responsabilità nella scelta della vita in due, l'età degli sposi è alzata nel progetto in discussione a 18 anni per tutti, ragazze e ragazzi. Mi sono fidanzata che c'aveva 11 anni e mezzo. E, insomma, perché giù la prassi è questa qui, si fidanzano molto giovani. Ancora andavo a scuola, facevo la quinta elementare, che finanche i compagni di scuola mi prendevano in giro, dicendo, sei fidanzata. E poi ho finito, non ho voluto più neanche andare a scuola, in quanto mi vergognavo, non ho finito neanche l'anno scolastico. Per prendermi la licenza di quinta sono andata adesso qui a prendermela, perché mi occorreva. E insomma non capivo niente proprio del fidanzamento, di queste cose. Poi sono stata fidanzata 3 anni e mezzo, non è che c'è mai stato un bacio, una carezza, una parola affettuosa, queste cose proprio si ignorano completamente, io non lo sapevo nemmeno come che esistono, insomma. E poi mi sono sposata a 15 anni e mezzo, dopo un mese sono rimasta incinta. E sono andata dalla tarta a farmi il primo vestitino pre mamme, non sapevo il bambino, insomma, dove lo devo avere, ma non solo quello, non si sapeva né cosa si fa col marito, niente, proprio uno ignora tutto della vita coniugale, insomma, dei rapporti col marito,
tutto, non si capisce niente giù, e questo secondo me è tutto perché si è troppo giovani, perché essendo un po' più adulti queste cose si capiscono un po'. E poi ne ho avuto, in 18 mesi ho avuto due bambini, tutti e due con parto cesareo, e per quello anche che insomma non ne ho avuti tanti, che si aveva paura. Poi a 19 anni sono andata all'estero, però mi rendo conto che non ero nemmeno matura per essere madre, perché se non era per la collaborazione di mia madre, che abitavamo nella stessa casa, quando lo dovevo cambiare, dovevo dare la pappa, tutte queste cose, io proprio ero negata, perché ero troppo giovane, ancora volevo io cambiare i pannolini, non potevo accudire a un bambino. Insomma, era tutta mia madre, pure la notte lo sentiva piangere, che abitavamo nella stessa casa, e lo veniva a prendere, se lo teneva lei, perché io... La democrazia non ha bisogno di capi! E lei il signor Furia Aldo? Sì. E lei la signorina Russo Maria? Sì. Sono comparsi dinanzi a me ufficiale di Stato civile per essere uniti in matrimonio? Sì. Sì. Uno dei due oggi è il capo. Articoli del codice civile che regolano i rapporti. Questo è il momento della sua investitura. Articolo 143. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo. L'ufficiale di Stato civile o il sacerdote leggono. Articolo 144. Il marito è il capo della famiglia. La moglie segue la condizione di lui. Ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza. Articolo 145. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questi non ha i mezzi sufficienti. Ella, signor Furia Aldo, vuole prendere in moglie la signorina Russo Maria? Sì. E lei, signorina Russo Maria, vuole prendere in marito il signor Furia Aldo? Sì. I signori... Un matrimonio non è valido senza la lettura di questi due articoli. Sì. Ma nella realtà di ogni giorno, e specie fra le giovani coppie, sempre meno queste norme antiquate sono prese in considerazione e applicate. Il nuovo codice familiare dà ai coniugi gli stessi diritti e gli stessi doveri fra loro e verso i figli. Senta, scusi, le pare giusto di essere come marito il capo assoluto della famiglia? Ma veramente non condivido il principio che il marito deve essere... capo della famiglia, quindi ci deve essere una reciproca responsabilità. Le pare giusto di essere il capo assoluto della famiglia? Sì. Perché? Perché io sono l'unico che porta i redditi in famiglia. Lei pensa che sia giusto come capo di famiglia che prenda solo lei le decisioni? No. Come mai? Io perché penso che stessi diritti che ho io ce l'ho anche mia moglie. Credi che sia giusto che in famiglia ci sia un capo? C'è un capo in effetti oggi, non lo ritengo assolutamente giusto. Se questo aveva una sua validità anni fa, oggi è venuta meno proprio, no? Cioè voglio dire nelle cose. Io penso che i diritti e i doveri devono essere uguali, perché l'uomo lavora. Una volta si diceva l'uomo porta i soldi a casa, la donna li gestisce come meglio può e a lui è il capo. Adesso lavora l'uomo e la donna, più o meno. Perciò quando a casa si fanno i conti, chi sente più la responsabilità è la donna, perché la donna fa la spesa, la donna deve stare per vestire, la donna per lavare, la donna per tutto. Perciò non credo che ci deve essere né capo e nessuno, insomma, uguali. Perché fanno le discussioni, questo non si può spendere, quest'altro non si può spendere e via di seguito. Cioè non è giusto che ci sia il capo. Obiettivamente però ci sono tante difficoltà quotidiane e non è facile trovare un accordo, perché... Lo sfruttamento da parte della società, con la mancanza di servizi che c'è, crea un tale squilibrio all'interno della famiglia che inevitabilmente si riflette sulla coppia. Sembrano tutti uguali e davvero sono tutti individui nati con gli stessi diritti. Ma la società di cui fanno parte da qualche giorno o da poche ore è pronta a selezionarli, a fare di essi dei privilegiati per legge o dei cittadini di serie B, a seconda che siano maschi o femmine, legittimi o illegittimi.
gravi sono le responsabilità di chi non vuole che la famiglia, cambiata profondamente nella realtà, cambi nelle leggi. Prevalgono ancora, nella democrazia cristiana, quei fantasmi del passato che non esitano a fare della famiglia una carta del loro gioco politico. Lo si è visto durante il referendum del divorzio. Allora l'onorevole Fanfani, mentre prometteva a piene mani la riforma del diritto di famiglia, diceva cinicamente che la mamma sostituisce l'asilo che non si è fatto. La casa fa le funzioni dell'ospedale, se ci si ammala. Il risparmio faticoso di tutti i familiari ci salva dalla crisi economica che assale il paese. Accanto al cinismo, l'ambiguità. Alla Camera, il gruppo democristiano ha concorso all'elaborazione del progetto di riforma. L'onorevole Andreotti lo ha addirittura esaltato. Ma al Senato, la democrazia cristiana lo ha tenuto fermo fino al referendum. E dopo, trovando degli alleati nei neofascisti, ne ha rimesso in discussione i punti fondamentali ed è riuscita a far approvare alcuni emendamenti peggiorativi, come quello che rende un obbligo di legge la fedeltà coniugale e quello che impone alla moglie di premettere al suo il cognome del marito. Chiediamo alla senatrice Carrettoni, vicepresidente del Senato, quali sono gli ostacoli che ancora impediscono l'approvazione del nuovo diritto di famiglia. I tempi politici non si misurano in settimane, in mesi, in anni. Si misurano, se posso dire così, in volontà. Che cosa è successo con questo diritto di famiglia? Noi siamo arrivati ad una legge di diritto di famiglia molto tardi, noi in Italia, con un grande ritardo. La Camera ha approvato, con una discussione molto approfondita, un testo. Questo testo è stato votato da tutti i partiti dell'arco costituzionale, anche dunque dalla Democrazia Cristiana. La legge è arrivata al Senato ha avuto un blocco per la volontà della Democrazia Cristiana. Hanno detto che bisognava ripensarci. Strano, perché in fondo si trattava di onorare un voto del gruppo democristiano alla Camera. Poi è venuto il referendum. Nella campagna del referendum tutte le forze politiche, e dunque anche la Democrazia Cristiana, si sono impegnati davanti all'elettorato di approvare il più rapidamente possibile il diritto di famiglia. E ora, dal maggio, stiamo discutendo questa legge e andiamo molto a rilento. Andiamo molto a rilento perché abbiamo una quantità, un mare di emendamenti che toccano, ahimè, i punti qualificanti della legge, cioè quei punti che facevano della legge una legge moderna, legata al comune sentire popolare, una legge che corrispondesse alle necessità di un paese moderno e sviluppato. E così si va avanti molto piano. E allora non si tratta di previsioni temporali, si tratta di un discorso politico, si tratta di vedere se riusciamo a mobilitare abbastanza forze laiche e cattoliche, sì signore, laiche e cattoliche, per battere quelli che presentano questi emendamenti, per battere quelli che vogliono che l'Italia non abbia un diritto di famiglia degno della maturità dei lavoratori italiani, del popolo italiano in generale, per battere quelli che vogliono un vecchio concetto della famiglia superato dalla realtà, un vecchio concetto legato a un concetto della società regolato dal privilegio. 13 novembre, a Roma. 70.000 donne giunte da tutta Italia scendono in piazza perché la richiesta popolare penetri nelle aule del Senato. Sono con loro magistrati, uomini di cultura, sindacalisti, attori, amministratori, personalità politiche che condividono la stessa richiesta. Si esprime così, in questa vasta unità, la forza di uno schieramento che chiede leggi moderne e democratiche per la famiglia, nella consapevolezza che queste sono un contributo indispensabile per battere le manovre di chi vuole mantenere il paese ancorato all'ingiustizia e al privilegio. La riforma del diritto di famiglia
è infatti un momento decisivo di quella lotta più generale che si combatte ogni giorno sui luoghi di lavoro, nelle fabbriche, nelle scuole. Strappare l'approvazione della nuova legge non serve soltanto a chi ne sente più bruciante sulla propria pelle l'urgenza, o a chi deve formarsi una nuova famiglia. Serve a chiunque operi per la trasformazione democratica del paese, perché la democrazia è un tessuto unitario che va conquistato e difeso in ogni suo aspetto, in ogni momento del vivere quotidiano. Ogni contributo a questa lotta può essere decisivo. Il suo successo dipende da tutti noi.